Dio, le tue vogliamo cantare, grande gioia dentro me, mi hai salvato col tuo amore, tu sei venuto qua giù per mostrar la via, il mio debito hai pagato sulla croce. Ti hanno posto nella tomba, ma risorto ora sei tu. Ti amo tanto, mio Gesù. Il tuo nome innalzo io, e te vogliamo cantare. Grande gioia dentro me, mi hai salvato. Amore, tu sei venuto qua giù per mostrar la via, il mio debito hai pagato sulla croce, Dio, ti hanno posto nella tomba, ma risorto ora sei tu, ti amo tanto, mio Gesù. Per mostrar la via, il mio debito hai pagato sulla croce, Dio, ti hanno posto nella tomba, ma risorto ora sei tu, ti amo tanto, mio Gesù. Gloria a Dio. Grazie. Possiamo credere con fede che il Signore è in mezzo a noi, perché Lui è fedele e le sue promesse sono verità. Lui ha detto: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, qua siamo più di due o tre, e c'è scritto anche nella parola di Dio che Lui dimora nelle lodi del suo popolo, e qua lo stiamo lodando. Ok, cantiamo un altro inno e poi ci alziamo insieme per iniziare questo. 730. Se non avessi te in questo mondo, oh mio Signore, dove sarei? Se non avessi te in questa vita mia, Signore, cosa farei? Chi mi potrebbe consolare nel dolor? Chi guiderebbe i miei passi con amor? Chi troverebbe nelle prove una parola di conforto? Gloria al Signore, 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 Signore,
Privilegio che tu ci dai, oh Padre, è una gioia quella di poter aprire la nostra bocca e lodare il tuo nome. Ti ringraziamo da profondo del cuore, Padre. Vuoi tu benedire ogni cosa, ogni testimonianza, ogni preghiera? Benedici il tuo servo che ci darà un pensiero della tua parola, Signore, che la tua parola è spirito e vita per ognuno di noi, Padre. Ti ringraziamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Gloria a te, grazie, Signore. Gloria a te, gloria al nome di Gesù. Gloria al nome di Gesù. Alleluia. Benedetto il tuo nome. Grazie, benedetto il tuo nome, Signore. Meraviglioso. Benedetto il tuo nome, Signore. Gloria a Dio. Marascia la mappa, la sera scena. Vorrei cominciare con una testimonianza, non abbiamo preparato nulla e lascio la libertà alle sorelle Cannistraci di scegliere fra di loro chi vuole testimoniare e ci racconta come ha conosciuto il Signore. Io nel frattempo vi posso dire che ieri ho avuto una bella esperienza, è venuto un signore a portare una cucina economica a mia madre e mentre sono arrivati in quel momento, questo signore parlavamo dei prezzi che sono aumentati, questo a un certo punto le fa essere in effetti, dice, siamo proprio agli sgoccioli, manca poco, amen, ma sei un fratello, è stato bello, e alle prime esperienze veramente proprio si vedeva, era con suo figlio, ho avuto modo di scambiare qualche parola, è una cosa meravigliosa, proprio ha uno zelo nel cuore. Certo, ancora a poca conoscenza, perché mi diceva, no, non vedo l'ora di scendere nelle acque battesimali, dico, io non sono andato oltre, pensando magari che nel battesimo vede proprio, sicuramente è l'inizio della salvezza, ma non è la salvezza, però grazie a Dio è stato bello potere, mi ha detto, quanti anni è questo? Signore, io dico, grazie a Dio, quasi 30 anni, 30 anni, gloria a Dio, bello. No, io mi voglio battezzare perché penso che il Signore ritorna da un momento all'altro, voglio andare con Lui, è bello, questa è una cosa. E penso che ognuno di noi dobbiamo fare una nostra scelta personale. Chi conosce il Signore e chi non lo conosce si deve avvicinare e accettarlo nel cuore, ma anche per chi non lo conosce dobbiamo prendere delle decisioni. Io, mi piace su un pensiero che ha meditato il fratello Brasiello una volta a Messina, fra desiderio e decisione. Se io dovessi dire qua chi ha il desiderio di andare con Gesù nel cielo, penso che la mano la possiamo alzare tutti, giusto? Amen. Però il desiderio è una cosa, ma la decisione è un'altra. Io pure ho il desiderio di perdere qualche chilo, ma se non prendo la decisione di lasciare qualcosa da parte, non lo perderò mai. Allora, al desiderio deve seguire la decisione. Dobbiamo deciderci una volta per tutte di seguire il Signore. Amen. E di abbandonare le cose che lo Spirito Santo ci fa capire che non vanno bene per la nostra vita. Sorella, chi vuole testimoniare? Signore, siamo dato. Sono molto contenta di fare parte della famiglia di Dio, perché Dio nel cuore è una cosa stupenda. Gloria. Veramente è un arricchimento alla vita, perché così non ci dà niente, ma Dio ci dà tutto in abbondanza, perché grazie a Dio non ci manca niente. Abbiamo tutto. E soprattutto abbiamo la gioia e la certezza che Gesù in ogni nostro problema ci aiuta, grazie a Dio, anche se affrontiamo le tempeste della vita, ma con Lui ce la facciamo. Grazie a Dio, io ho 47 anni e ho conosciuto Dio da piccola, perché grazie a un incidente brutto che è successo a me, alle anni che mi ha messo in un camion,
era in coma irreversibile, ma grazie a Dio sono qua e lo posso testimoniare e dire che Dio è grande, perché Dio veramente può fare ogni cosa. I miei genitori hanno accettato Gesù nella loro vita e quindi sono cresciuta in chiesa fin da bambino, ho fatto le mie esperienze con Dio, sono andata a scuola domenicale, poi all'età di 19 anni ho fatto un corso di taglio e cucito e là ho visto una di noi, una sorella di noi, che veramente si vedeva nel, dal suo aspetto, si vedeva proprio una via di Gesù, Signore, perché lei si vede? E in me no, Signore, perché lei ha questa gioia nel cuore, io non ce l'ho. Io ero figlia di credente, però veramente lei ha fatto una decisione particolare, lo seguivo, lo amavo, avevo timore di questo Dio che mi vedeva in ogni istante, quindi per il mio entrare e il mio uscire ero sempre sotto il soffio, perciò ogni cosa che facevo lo facevo con quel riguardo verso Dio. E poi invece fa, detta la mia amica, voglio fare anch'io l'esperienza di Gesù nel mio cuore. Ma guarda che facciamo, io vado in una chiesa, ti porto la mia chiesa, faccio la preghiera dello Spirito Santo e ti faccio vedere come io conosco Dio. Grazie a Dio ho fatto queste mie preghiere e veramente sono avvicinato col cuore al Signore, ho visto la gioia nel mio cuore in più che avevo. E ho fatto il battesimo in acqua, ho accettato Gesù, poi sono andata, mi sono sposata da Milano. E no, ho cercato il battesimo dello Spirito Santo con tutto il mio cuore, con tutta la mia forza, per prendere infatti 2 mesi, 3 mesi proprio, in ogni momento cercavo questa presenza in me di questo grande Dio. E veramente il Signore ha fatto un'opera meravigliosa in me, ha convertito il mio marito è battezzato, ora grazie a Dio spero che il Signore faccia un'opera grande nei miei figli e spero che ognuno di noi faccia questa esperienza grande di avere Gesù nella propria vita, che veramente è la cosa più bella che possiamo avere. Amen. A Dio do tutta la lode e la gloria da ora e in eterno. Amen. Amen. Grazie. 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 Gloria a Gesù. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Gloria a Dio. Quando, ogni tanto quando vedo la sorella Canastasi mi ricordo un'esperienza che abbiamo fatto con i fratelli Gereoni, quando abbiamo fatto una distribuzione nella scuola a Scaletta. E questo ragazzino quando è uscito dalla scuola piangeva perché ha avuto qualche discussione con la maestra che praticamente a qualcuno non gliel'ha fatto dare e lui siccome diceva non è giusto che gliel'hanno forse presi dalle mani i Nuovi Testamenti e piangeva proprio accorato. E io dico dovremmo essere veramente come i bambini, ma anche Gesù lo dice se non diventate come i bambini non entrerete nel regno dei cieli. Andiamo all'altro cantico, sorella. 741. 741. Dopo il cantico, la sorella Enza, dopo il cantico ci alziamo in piedi e tu innalzerai la preghiera per tutti noi. Gloria a Gesù. 741, dai. Gioia sempre me, mio buon Gesù, mio buon pastore. Gloria, gloria, onore gli appartengo, mio Gesù. Sono pura lei ed ogni amor, metti luce nel mio cuore. Mi hai formato, mi hai salvato, dando vita al mio cuore. Soltanto in te ripongo tutta la mia fede, soltanto in te Gesù io sempre spero, soltanto tu e solo tu metti pace, gioia e amor, metti luce in quanti ancora mi danno nel cuore. Soltanto in te Gesù io sempre spero, soltanto tu e solo tu, metti pace, gioia e amore, metti luce in quanti ancora non ti nel cuore. Lasciando la carta di scena, Gesù,
Signore Dio e Padre amato, desiderato sempre dalle nostre vite, noi ti lodiamo e ti ringraziamo ancora in questa mattina perché abbiamo trovato grazia agli occhi tuoi e siamo felici, Signore, anche se molto spesso, come ci insegna la tua parola, non ti sappiamo pregare come è dovuto, Signore, però sappiamo che tu hai amore per noi, ci hai insegnato ad amare, a perdonare, ci hai insegnato a poter essere figli, figli proprio dello stesso sangue sparso. E ancora in questa mattina siamo grati e riconoscenti perché la nostra sorte è caduta in luoghi deliziosi. Perdona le nostre manchevolezze, Padre amato, perdona le nostre insufficienze, le nostre incapacità, ma tu conosci il nostro cuore fin dalle origini, tu ci scruti e ci conosci, Signore, e non possiamo nasconderti proprio nulla, Signore. Tu sai che ti desideriamo come non mai, Signore. Detto il tuo nome, Signore. E ancora in questi tempi, più dei primi tempi, Signore. Gloria al tuo nome, perché i primi tempi erano ancora senza conoscenza e oggi la conoscenza si è rivelata ancora di più alle nostre vite. E sappiamo, Signore, che la nostra gioia sei tu, Signore. Il resto conta poco, Signore. Che ti diremo in questa mattina, Signore? Il nostro ringraziamento è ai tuoi piedi, Signore. La lode del nostro cuore in tua presenza, Signore. Che ti possiamo dire, Signore, rivestici dall'alto per il tempo che ancora tu ci dai da vivere, Signore. Quell'unzione, Signore, che hai dato nell'alto solaio, il pari sentimento, il pari amore, il pari comunione, Signore. Fai tremare i luoghi dove innalziamo a te, gloria al tuo nome, Signore. Non per noi, Signore, non per noi, Padre, ma al tuo nome dai cuori e forza. Ma la cara, lasciai cassa, andiamo alla cara, se ne scegli. Ma con la tua presenza nella nostra vita siamo più che vincitori. Che possiamo chiederti, Signore, se non rimani con noi? Gloria al tuo nome, rimani con noi e saggiaci con la tua parola. Sì, oh Signore. Perché la tua parola ci vivifica, ci dà la vita, Signore. Ci dà quella vita spirituale, perché la vita materiale ha un fine. Signore, sì, ha un fine che non ha pari, Signore, ma la vita eterna è quella che desideriamo con il cuore e con l'anima, Signore. Vogliamo essere differenti, Signore, da quelle del mondo, vogliamo risplendere della tua luce, Signore. Che cosa possiamo volere di più, Signore? Padre, c'è ancora una volta, Signore, in questa mattina, e che la tua parola sia l'essenza della nostra vita, Signore. Servi del tuo servitore, Signore, parla Signore, Signore, gloria al tuo nome, e facci sentire la tua presenza ancora. Amen. Grazie, Signore, perché non vogliamo nient'altro che te, Signore. Amen. E continua ancora a lavarci con il sangue di Gesù per comparire davanti a te, Signore, nettati e purificati. Grazie di gioia, Signore, grazie di sapienza e di conoscenza. Grazie per la tua presenza per noi, Signore, Signore, grazie. In quel nome prezioso che ci ha dato tutto questo, Signore. Valori immensi, ricchezze che non hanno nel mondo, Signore. Grazie nel nome di Gesù, tuo Figlio, nostro Salvatore, Redentore e Signore Padrone delle anime nostre. E noi ti ringraziamo, benedette nell'erba. Grazie, alleluia. Gesù il Signore, verrà la sua gloria ancora, vedranno la sua bellezza, godranno la grandezza, la gloria del suo splendor. Coraggio, fratelli, avanti, che presto nel cielo sarà.
te qua giù, me vita lassù, eterna col Salvatore, avanti con solo cuore, seguendo il divino Vangelo, il nostro premio in cielo, e divisa il nostro cuore, col popolo riscattato, avanti fratelli, avanti, serviamo il Signore con zelo e fervor, e grazia maggior sarà, ben presto verrà venire Gesù per la vita in gloria, quel che otterrà vittoria per bene la verità. Beati quei riscattati che un giorno saranno uniti col buon Salvatore nel regno d'amor, padroni di ogni suo ben, faranno gran festa allora, insieme con tutti i santi che qui perseveranti, seguito all'agnello a me. Gloria a Dio, benedetto il tuo nome, Grazie. Parola, veramente che sia uno sprono per ognuno di noi a vivere ogni giorno attaccati al Signore aspettando il suo ritorno, pensando che il domani non ci appartiene. Non possiamo rinviare alcune decisioni a fra un mese, neanche a domani, perché il domani, come ripeto, non ci appartiene. Dobbiamo essere pronti per il ritorno del Signore, perché se Gesù dovesse ritornare e qualcuno di noi dovesse andare con Lui, per quelli che rimangono sarà una cosa tremenda. Perciò tutti insieme veramente prendiamo queste decisioni che lo Spirito Santo ci mette in cuore di prendere per essere attaccati a Gesù, come dice in Giovanni 15, Lui è la vite e noi siamo i tralci. Se non prendiamo quella linfa vitale che Gesù ci dà, non possiamo portare frutto come Egli vuole. Il fratello Scarella ci porterà un pensiero per la pace del Signore a tutti. Per noi è una gioia stamattina essere qui radunati insieme, ma la gioia completa sarà quando? Beati quei riscattati che un giorno saranno uniti col buon Salvatore nel regno d'amore, padroni di ogni suo ben, faranno gran festa allora. Noi stiamo facendo una piccola festa perché c'è gioia nella presenza del Signore. Amen. Gloria a Dio. Insieme con tutti i santi che qui perseveranti, seguito, anche qui perseveranti, seguito all'agnello a più. La cosa più importante per essere nel cielo, dobbiamo iniziare su questa terra a seguire il Signore. Se non seguiamo il Signore su questa terra, non ci sarà il dopo. Ma noi vogliamo pregare il Signore affinché possiamo unirci alle parole di Giosuè: quanto a me e alla mia casa serviamo il Signore. E questa deve essere la preghiera di ciascuno di noi. Se c'è qualche persona ancora che non ha dato il cuore al Signore, nella tua famiglia, non disperare, ma spera nel Signore, perché Dio ha iniziato un'opera non soltanto nella tua vita, ma anche nella tua casa. Dio la porterà a compimento. E noi ci crediamo e preghiamo il Signore che ciò avvenga. E vogliamo dire: Signore, tu l'hai detto, tu me l'hai promesso. Sfidiamo il Signore. Sfidiamolo. Su questo possiamo fare. E noi ringraziamo il Signore perché non vogliamo convivere, ma vogliamo vivere nella presenza di Dio con tutta la nostra famiglia. Amen. Beh, stamattina in quei canti ci hanno parlato intorno a ciò che ho nel cuore di condividere con voi.
e ringraziamo il Signore perché spaziavo da un capitolo all'altro, da un versetto all'altro, ma poi a un certo punto ho detto che la cosa più importante che la nostra vita sia quella di appartenere al Signore. È una cosa che deve essere in ciascuno di noi e posso dire nell'essere umano che dobbiamo essere ed avere una casa per il Signore. Come stamattina siamo in una casa e possa Dio completare la tua benedizione con la salvezza di quanti sono residenti in questa casa e la sorella e i fratelli che sono qui residenti. Non accontentatevi soltanto della salvezza dei vostri residenti, ma espandersi altrove, i nostri vicini di casa. Vogliamo con la nostra testimonianza rendere a Dio la gloria. E sia ringraziato il Signore. Mi limito soltanto a leggere agli Atti degli Apostoli, Atti degli Apostoli al capitolo 17, e leggo dal versetto 24. Gloria a Dio. Anzi, se mi permettete, leggo dal versetto 22. Io leggerei tutta la Bibbia, così sarei sicuro di non sbagliare. Gloria a Dio. Che è meravigliosa la parola di Dio. Amen. Essa ristora l'anima, amen, la nostra vita, la nostra casa. Perciò non trascuriamo la lettura della parola di Dio. Amen. Molti ci scoraggiano, dicono no, la Bibbia non si può interpretare. Gloria a Dio, ma la possiamo leggere come dei bambini. Quando dei bambini vanno nella scuola, nella prima elementare, che problema, ma poi iniziano a leggere e comprendere. Ecco, il nostro è leggi la Bibbia. Sarà Dio stesso a parlare al tuo cuore. Gloria a Dio. E Atti degli Apostoli, capitolo 17, dal versetto 22. E Paolo, stando in piedi in mezzo all'Areopago, disse: Ateniesi, vedo che sotto ogni aspetto siete estremamente religiosi, poiché passando e osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto. Orbene, ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annunzio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mano d'uomo e non è servito dalle mani dell'uomo come se avesse bisogno di qualcosa. Lui dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa. Egli ha tratto da un solo tutte le nazioni degli uomini che abitano, perché abitino su tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnate e i confini della loro abitazione, affinché cerchino Dio, semmai giungano a trovarlo come a tastoni, benché Egli non sia lontano da ciascuno di noi. Sia ringraziato il Signore. Dio non è lontano da ciascuno di noi, ma Dio è alla porta del tuo cuore, dice nell'Apocalisse al capitolo 3 verso 20, e busso alla porta del tuo cuore. E se tu apri il tuo cuore e mi fai entrare, io avrò comunione con te. Sia ringraziato il Signore. E qui ringraziamo il Signore per il testo che abbiamo letto. L'Apostolo Paolo si trovava ad Atene, una nazione molto avanti nella cultura, avanti nell'arte, e vediamo che Dio abita non in templi fatti di uomini. Se l'Apostolo Paolo girovagava per la città di Atene, possiamo dire come un turista, ma allo stesso tempo dice che lo spirito di Paolo si inacerbiva vedendo tutti gli idoli che venivano, accontentavano a tutti. Ma a un certo punto trova un altare dicendo all'Iddio sconosciuto, gloria a Dio, e lì trova lo spunto per parlare di Cristo Gesù il Signore. Sia ringraziato il Signore. E contatto, ecco, non andò a sgridarli, non andò ad insultarli, ma contatto.
sotto la guida, l'unzione dello Spirito Santo, egli parlò loro, sia ringraziato il Signore. Perciò a un certo punto al Dio sconosciuto, orbene, ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve l'annuncio. E stamattina siamo qui per annunziare l'Evangelo della grazia di Dio, la buona novella per tutta l'umanità. E il Signore ha mandato il suo figliolo Cristo Gesù nel mondo affinché tutto il mondo sia salvato per mezzo di lui. Amen. Giovanni 3,16, un versetto che tutti noi conosciamo, dove dice: poiché Dio ha tanto amato il mondo che gli ha dato il suo unigenito figliolo, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Amen. E Dio non ha mandato il suo figliolo nel mondo per condannare il mondo, ma ha mandato il suo figliolo affinché l'uomo sia salvato credendo in Cristo Gesù. Una volta la parola credere è so che c'è, so che esiste, ma credere significa ubbidire, credere significa che egli esiste e che può vivere nella tua vita, sia ringraziato il Signore. E quello che è importante, che ciò che ogni persona sia un tempio santo al Signore, una casa dove Dio vuole abitare. Il testo che abbiamo letto, l'Apostolo Paolo, e possiamo vedere che sta dicendo: il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mano d'uomo. Noi non siamo costruiti da mano umana, da uomo e donna, ma noi siamo stati creati da Dio. Amen. E ogni uomo, ogni persona appartiene a Dio. Amen. E Dio vuole abitare nella vita di quanti si reputano bisognosi della grazia di Dio. Amen. Ogni essere umano è proprietà di Dio. Difatti in Ezechiele al capitolo 18 verso 4 dice il Signore: ecco, tutte le vite sono mie. E apparteniamo al Signore. Dio ha creato l'uomo e la donna perché ognuno di noi apparteniamo a Dio. Ogni essere umano appartiene a Dio, o che tu lo voglia o no, appartiene a Dio, perché Lui è il tuo creatore. Amen. Ed è importante. Infatti l'Apostolo Paolo dice: vita e morte, vita o morte, siamo del Signore. Ma ciò che è importante è che ciascuno di noi ci rendiamo conto che noi abbiamo bisogno della grazia di Dio. Abbiamo bisogno di ricevere Gesù come nostro Signore e Salvatore della propria anima. È importante che ognuno di noi ci rendiamo conto che Gesù è morto sulla croce per ogni essere umano. Per quanti stanno ascoltando, sappi che Gesù è morto per te, per me, e sia ringraziato il Signore. Ed è responsabilità tua appartenere a Dio, perché Dio ha fatto il suo passo dando la sua vita sulla croce affinché tutti gli uomini giungano alla salvezza. Noi qui parliamo anche del nostro corpo. L'Apostolo Paolo ci dice che il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo. Difatti in 1 Corinzi al capitolo 6 nel versetto 19 dice: non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che voi avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi. Tu non appartieni a te stesso, ma tu appartieni a Dio. E Dio ti ha comprato con il suo prezioso sangue. Difatti continua la lettura in 1 Corinzi 6: poiché siete stati comprati a caro prezzo. Gesù non ha versato denaro, Gesù non ha versato oro e argento, ma ha versato il suo prezioso sangue per il riscatto dell'anima nostra. Lo abbiamo cantato in qualche cantico poc'anzi. È importante che ciascuno di noi ci rendiamo conto che non apparteniamo a noi stessi, ma apparteniamo a Dio. Difatti dice la conclusione di questo versetto: glorificate dunque Dio nel vostro corpo.
Il nostro corpo deve parlare della gloria di Dio. Non possiamo noi fare del nostro corpo ciò che vogliamo, perché il nostro corpo, la nostra vita, appartiene a Dio. E questa vita, l'anima nostra, noi dobbiamo affidarla nelle mani di Dio. Perciò è importante, basilare, che il desiderio di Dio, e Dio vuole vivere nella nostra vita. Ho dato un titolo, una casa al Signore, che noi vogliamo che il Signore abiti nella nostra vita. Noi vogliamo abitare nella presenza di Dio, non soltanto questo, ma desideriamo che la presenza di Dio sia nella nostra vita. L'Apostolo Paolo ci parla del Tempio, il Tempio di Dio parla della presenza di Dio. Abbiamo detto che non Dio abita in templi fatti da mano d'uomo, ma Dio vuole abitare e desidera in noi, con noi, dentro di noi. Questo è il desiderio di Dio, questa è la volontà di Dio, che Egli vuole vivere dentro di noi. Secondo Corinzi, al capitolo 6, secondo Corinzi capitolo 6, dove troviamo scritto qualcosa intorno al Tempio di Dio, e sia ringraziato il Signore, dove leggo qualche versetto in più, e ho deciso di leggere soltanto un versetto, ma ne leggo: mi sopportate nell'amore di Dio. Non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre? E quale accordo fra Cristo e Beliar? O quale relazione c'è tra il fedele e l'infedele? E che armonia c'è fra il tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti il tempio del Dio vivente. Amen. Come disse Dio. Amen. E guardate la bella promessa, eh? Abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Gloria a Dio, saranno il mio popolo. Noi siamo il popolo di Dio, così ci dichiariamo. Amen. Gloria a Dio. E non basta, e non vogliamo accontentarci essere il popolo di Dio. Magari oggi gli uomini ci fanno dei numeri, numero tot, e allora si presenta quel numero che è stato. Dio ci chiama per nome. Amen. Perché Dio conosce ognuno di noi personalmente. Amen. E ci chiama per nome. Non ci chiama numero tot, no, ma ci chiama per nome. Dio conosce tutto di noi, è stato detto nella preghiera. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di impuro, e io vi accoglierò. Grazie. Gloria a Dio, perché il Signore desidera avere comunione con la sua creatura. E sarò per voi come un padre. Forse abbiamo perso i nostri genitori di un anno, di 10 anni, di 20 anni, di 30 anni fa. Abbiamo perso i nostri genitori, ma una cosa è certa: Gesù è stato sempre accanto a noi. Amen. Gesù è stato sempre accanto a noi. Quando anche tuo padre e tua madre ti avessero abbandonato, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. E noi sentiamo il calore paterno di Dio, che sempre ci consola la nostra vita e consola i nostri cuori. E sarò per voi come un padre, e voi sarete come figli. Alle volte parliamo fratelli avanti, no? Chissà qualche sorella, ma qualche volta possiamo cantare sorelle avanti. Sì, gloria a Dio, perché no? Ma qua il Signore parla in un modo specifico. Figli e figlie. Gloria a Dio. Lo possiamo dire, grazie papà. Gloria a Dio. Sorelle, lo voglio sentire da voi. Possiate dire grazie papà. Gloria a Dio. Perché il nostro Dio ci ama e ci ama ad un amore eterno. Sia ringraziato il Dio. E dice il Signore onnipotente. Sia ringraziato il Signore.
Perciò noi vogliamo dire, Signore, fai di me un tuo figliuolo, fai di me una tua figliuola. Sia ringraziato il Signore. Perciò è importante che ciascuno di noi siamo un edificio, una casa, un tempio dove risiede la presenza di Dio. Efesi 2:20 ci dice queste parole. Anzi, leggo dal 19. Così dunque, non siete più stranieri né ospiti, gloria a Dio, né stranieri né ospiti. Noi siamo ospiti stamattina in casa della sorella di questa cara famiglia, ma sappiamo che non siamo stranieri più nel popolo di Dio, non siamo più ospiti, perché l'ospite dopo tre giorni puzza. Ma noi ringraziamo il Signore perché Dio ci ha fatti i suoi figlioli. Né ospiti né, ma siete concittadini dei santi e membri, gloria a Dio, membri della famiglia di Dio. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare sulla quale l'edificio intero, io, tu e noi e tutti noi che abbiamo accettato Gesù, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore, non in noi stessi, ma nel Signore, in Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora Dio per mezzo dello Spirito, sia ringraziato il Signore. Perciò c'è una decisione di ciascuno di noi. Quanti ancora non hanno accettato Gesù come Signore e Salvatore della propria vita, c'è l'opportunità, c'è oggi l'offerta gratuita. Non è al 50%, ma non devi pagare nulla, devi semplicemente aprire il tuo cuore al Signore e Lui entrerà nella tua vita. Come noi possiamo diventare una casa al Signore? Prima di ogni cosa voglio dire che Gesù è venuto sulla terra e nel Vangelo di Giovanni al capitolo 1 versetto 11 e ci dice queste parole: è venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Non è una bella cosa venisse qui il padrone di casa, fratello, la sorella, che dà delle persone dentro e bussano alla porta e non gli aprono la porta. Come sarebbe? Brutto. Pensate Gesù che cosa ha dovuto provare cercando di andare a casa sua e non essere ricevuto. Ma tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Gloria a Dio. Diventare figli di Dio. Figli di Dio non si nasce. Figli di Dio si diventa accettando la parola di Dio, accettando Cristo Gesù come personale salvatore. E non ci vuole chissà che. Ci do un solo versetto della parola di Dio. Già l'ho citato poc'anzi, Apocalisse 3:20. Ecco, io sto alla porta del tuo cuore, non è distante da te, non è distante da ciascuno di noi. Io sto alla porta del tuo cuore e busso, e se tu odi la mia voce, chissà quante volte Dio ha bussato alla porta del tuo cuore e magari l'hai lasciato fuori della tua vita, fuori del tuo cuore. Ma è il momento che tu apri il tuo cuore, e non ci vuole chissà che cosa, quale buone opere o quale sacrifici, no, ci vuole la semplice parola: sì Signore, voglio che tu entri nella mia vita. Amen. E Lui lo farà. Non ti dirà mai devi fare un corso di teologia, devi frequentare una scuola biblica, no, ma Egli entrerà nella tua vita. Amen. E tu diventerai un suo figliolo. E da quel momento accadrà nella tua vita un miracolo importante. Amen. La nuova nascita. Amen. Pensate, Gesù, Nicodemo, andò di notte, un uomo religioso, dottore della legge,
riconosceva chi era Gesù. Nicodemo, se tu non nasci di nuovo non puoi entrare nel regno di Dio. E questo ancora oggi è valido. Se tu non nasci di nuovo non puoi entrare nel regno di Dio. E Gesù è morto sulla croce affinché tutti gli uomini, tu che stai ascoltando, possa diventare un suo figliuolo. E Dio sia lodato perché Egli lo ha fatto con noi, con ciascuno di noi, lo vuole fare anche con te. A Dio sia tutta la lode e la gloria, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Amen. Grazie. Gloria a Dio, grazie Signore. Grazie. Ringraziamoci per Gesù, grazie Signore. Benedetto, ringraziamo il Signore per ogni cosa. Alleluia, gloria al tuo nome, Signore. Signore, grazie, Signore. Gloria, gloria, gloria. Benedetto il tuo nome, Signore. Grazie, Padre, per tutti. Gloria a te, Signore. Gloria, alleluia. Gloria, gloria. Santo tuo nome, Signore. Gloria al tuo nome, alleluia. Solo sei salvo nel nome del meraviglioso. Gloria a te, Signore, gloria al cuore del tuo nome, grazie. Alleluia. Sì, Padre Santo, possiamo soltanto dire grazie. Grazie dal profondo del cuore. Sì, è stato buono in quest'ora di questa mattina, Signore, darti la lode, la gloria, insieme uniti, oh Padre, perché questo è il tempo migliore che noi possiamo spendere, oh Padre, darti la lode, perché sappiamo che in questo tempo, Signore, tu ascolti il tuo popolo, Signore, che ti loda e che grida anche dal profondo del cuore a te, oh Signore. E Signore, noi vogliamo anche in questa mattina porgere a te le nostre richieste. Sappiamo, Signore, che tu, Signore, hai pagato su quella croce, come è stato detto, per ognuno di noi. Col tuo prezioso sangue hai pagato per i nostri peccati, Padre, e per questo noi ti ringraziamo. Ma altresì è scritto, Signore, che su quella croce hai portato anche le nostre lividure, Padre. E noi ti ringraziamo, Signore, ti vogliamo pregare in modo particolare in questa mattina per la sorella Giovanna. Amen. Signore, ti ringraziamo per come l'hai sostenuta, grazie, fino a questo momento, ma ti vogliamo dire continua, Signore, continua l'opera tua, Signore, l'opera di salvezza, ma soprattutto l'opera di guarigione, oh Signore, affinché tutti insieme ti possiamo dare lode, gloria e onore. Per ognuno di noi, Signore, tu conosci i nostri cuori, sai ogni nostro desiderio, Signore, che secondo la tua volontà, Signore, noi lo mettiamo ai piedi della croce e ti diciamo, Signore, fai che l'opera tua sia completa nella nostra vita. Ti preghiamo per ognuno di noi, per le nostre famiglie, per i nostri figli, per la nostra comunità. Signore, portaci avanti nelle tue vie e ti ringraziamo nel nome di Gesù, benedetto con te in eterno. Amen. Gloria al nome di Gesù, gloria al nome di Gesù, gloria al nome di gloria a Gesù, grazie. Nel nome di Gesù c'è potenza, nel nome di Gesù c'è salvezza. Concludiamo con un cantico su un grazie. Amen. Amen. 489. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Gloria a te. Benedetto sei. Io vengo a te, eterno in Dio. Yeah.
tua presenza dentro me. Devo andarmi, ascoltarmi, seguirmi ancora, risplendere di luce e d'amore. Il tempio di Dio voglio essere anch'io, sentirmi ripieno di te. Grazie. Amen. Amen. Grazie. 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 Grazie.